provincia di Isernia in Molise, tappa di avvicinamento verso il Festival Nazionale dei Borghi Più Belli d'Italia, che si terrà in settembre in Abruzzo. Il comune ha puntato sulla storia e per l'occasione è andata in scena la rievocazione storica del passaggio di Carlo III di Borbone con il coinvolgimento dei bambini. Ogni tappa è un evento in sé, come ribadisce Antonio Di Marco, non solo presidente dell'Associazione per l'Abruzzo e del Molise dei Borghi Più Belli d'Italia, ma forza motrice di un progetto di crescita che punta su quelle piccole realtà ricche di storia, cultura e tradizioni. Antonio Di Marco, presidente dell'Associazione dei Borghi Più Belli d'Italia per l'Abruzzo ed il Molise non poteva mancare in una delle tappe di avvicinamento a quello che sarà davvero un grande evento, che è il Festival Nazionale. Sì, questa quinta tappa di avvicinamento a Fornelli è un'occasione straordinaria perché mette insieme appunto le due regioni, quindi ufficialmente c'è questo battesimo che avviene qui per questa circostanza che ci vede appunto lavorare in attesa del Festival Nazionale di settembre. Ma la cosa particolare di questa giornata di Fornelli sta esattamente nella scelta fatta dal sindaco, dall'amministrazione, dall'assessore, riguardante proprio il passaggio di Ferdinando di Borbone III, che passò proprio qui a Fornelli, e quindi c'è una rievocazione storica fatta grazie ai ragazzi e alle scuole per un progetto che vede dentro una prospettiva ulteriore, che è quello della, in occasione della giornata della biodiversità, si è voluto appunto con il comparto delle scuole immaginare appunto una rievocazione che potesse in qualche modo aiutare a conoscere meglio i borghi certificati. Quindi noi questa giornata l'abbiamo identificata fortemente attraverso la storia, è il primo evento di avvicinamento che riguarda esattamente una, come dire, declinazione tutta dedicata alla storia del borgo, ma un borgo che merita, che ha anche ospitato qualche anno fa l'Assemblea Nazionale dei Borghi Più Belli d'Italia. Quindi siamo in una realtà del Molise che è conosciuta non solo in Molise, ma è conosciuta a livello nazionale. A me fa piacere vedere il coinvolgimento delle scuole, soprattutto dei ragazzi che sono entusiasti di questa rappresentazione, che hanno voglia appunto di essere protagonisti oggi della storia del passato. Noi abbiamo un grande impegno con questo Festival Nazionale di far conoscere due regioni in tre giorni. Le giornate sono appunto quelle del 9, 10 e 11 settembre, avremo diversi ospiti nazionali e internazionali, ma avremo soprattutto gli occhi dell'Italia, quella più, come dire, attenta, che vorrà vedere da vicino due regioni, due comuni, in questo caso quello di Abateggio e Caramanico, che però saranno i due comuni che ospiteranno non solo i 29 borghi certificati dell'Abruzzo e Molise, ma tutti gli altri 334 borghi certificati d'Italia. Noi siamo reduci dall'Assemblea Nazionale di Follina, dove abbiamo vissuto tre giorni importanti, tre giornate particolarmente intense, alla presenza del ministro D'Incà, del presidente della regione Zaia, ma abbiamo avuto modo di conoscere non solo le terre certificate dall'UNESCO per quanto riguarda le bollicine, ma abbiamo anche in qualche modo reso possibile una fratellanza nuova tra l'Abruzzo, il Molise e il Veneto, portando appunto in Veneto il nostro prodotto tipico per eccellenza, che sono gli arrosticini, quindi che ha riscosso notevole successo e ha fatto conoscere anche qual è la vivacità dei nostri borghi dell'Abruzzo e del Molise rispetto appunto alla promozione turistica nazionale. Quindi siamo ben felici di essere oggi qui a Fornelli e lo sono particolarmente perché il Molise merita attenzione e soprattutto sostegno per far conoscere le bellezze straordinarie che riesce a preservare e che meritano appunto di essere inseriti in circuiti di interesse nazionale e internazionale. Piccolo e grande per Di Marco, che nell'organizzare l'evento degli eventi, cioè il Festival Nazionale dei Borghi Più Belli d'Italia in settembre, ha spronato i comuni abruzzesi e molisani aderenti all'associazione a creare tappe di avvicinamento al festival.
Giovanni Tedeschi, sindaco di Fornelli, in provincia di Isernia. Siamo nel Molise. Fornelli è uno dei borghi più belli d'Italia per l'Abruzzo e per il Molise. Qui c'è tanta storia che abbiamo raccontato, abbiamo sentito. Sì, le mura del borgo sono intrise di storia. C'è proprio oggi ci sarà la revocazione di Carlo di Borbone, quindi di questo accadimento storico del 1744 che ha visto Carlo di Borbone, futuro Carlo III re di Spagna, pernottare qui a Fornelli. Un bellissimo borgo mantenuto in maniera impeccabile. Sì, c'è l'impegno quotidiano dell'amministrazione, dei cittadini e delle varie associazioni che collaborano per riuscire nell'intento, quindi di far trovare un paese accogliente, pulito ai turisti e alle tante persone che il giorno visitano il nostro borgo. L'importanza di far parte dei borghi più belli d'Italia? Sì, è importante perché c'è il confronto, c'è una crescita condivisa anche con altri sindaci a livello anche di condivisione di esperienze positive fatte da altri comuni. E soprattutto per quello che è un cambio di mentalità e di approccio a quella che è la valorizzazione dei nostri beni culturali e monumentali. Giovanni Di Ritto, che è nel Consiglio Nazionale dell'Associazione dei Borghi Più Belli d'Italia, un'altra tappa di avvicinamento a quello che è il festival che si terrà in Abruzzo in settembre. Sì, un'altra tappa molto importante perché, come abbiamo visto, nel giro di questo borgo è meraviglioso, ma soprattutto, a parte la bellezza, ma è ben tenuto, ben curato, quindi mi voglio complimentare con il sindaco e con tutta l'amministrazione comunale, ma soprattutto mi voglio complimentare con l'Associazione Nazionale dei Borghi Più Belli d'Italia, sia a livello regionale che a livello nazionale. Regionale perché stiamo facendo un lavoro eccellente. Questi eventi stanno avendo un rimbalzo a livello nazionale ed anche. Noi siamo stati una settimana fa a Follina all'Assemblea Nazionale dei Borghi Più Belli d'Italia e ne parlano veramente tutti. Per cui dicevo, mi complimento perché è qualcosa di stupendo. Ma vede, la cosa più importante che c'è, a parte la bellezza dei borghi, perché far parte dell'associazione vuol dire che sei un borgo certificato, un borgo bello, un borgo vissuto, ma la cosa più importante è che siamo una squadra vincente, siamo una squadra di amici, di amministratori che si uniscono per il bene del proprio territorio, del proprio borgo, e nello stesso tempo per portare sempre più avanti questa associazione che sta crescendo veramente con pazzi da gigante. Siamo nella piazzetta della lettura. Questa scrivania in ferro battuto è stata realizzata da Antonio Castaldi, un artista fornellese che ha realizzato anche altre importanti opere. Una la vedrete poi uscendo dal borgo. Quando non fa pre, giovane, si aveva un appuntamento ecco sotto per fare l'amore. Roberto De Socio, sindaco di Oratino, provincia di Campobasso. Questa bella realtà dell'Associazione dei Borghi Più Belli d'Italia, Abruzzo e Molise, è una realtà viva, una realtà che cresce con tanti momenti ricchi di entusiasmo.
I nostri borghi, anche se piccoli, hanno delle storie uniche che possono veramente far capire la realtà di queste piccole comunità e la realtà storica, tutta la storia che c'è dietro, che a volte veramente stupisce per la ricchezza e per quello che può dare e che può comunicare. Sono appunto le giornate al borgo, per cui sia la popolazione locale che gli ospiti che vengono qui in vacanza hanno la possibilità di indossare abiti rinascimentali e far parte del corteo storico. Senatrice Michela Montevecchi, siamo qui nel Molise a Fornelli in un momento particolarissimo dove c'è una rievocazione storica, ma soprattutto si festeggiano i borghi più belli d'Italia. Sì, noi siamo un paese ricco di borghi, i borghi rappresentano una grande ricchezza per noi e io ritengo che si debba ancora di più proseguire la strada della loro valorizzazione e della loro promozione, perché solo facendo ripartire anche i nostri borghi noi potremo far ripartire l'Italia intera. Dunque io sono molto felice di essere qui oggi, di poter godere della bellezza di questo luogo e di questa rievocazione storica così importante, perché parla della storia di questa comunità e quindi della conoscenza delle nostre radici, per guardare al futuro forti di quello che siamo e aperti anche verso il prossimo. Ilaria Lecci, dirigente dell'Istituto Comprensivo Colle Volturno, anche i bambini si avvicinano a quella che è la realtà di un borgo in una giornata come questa. Sì, qui è un istituto comprensivo su 14 comuni, tutti molto piccoli ma tutti con tante ricchezze, e la scuola permette loro di conoscere, approfondire le proprie radici, il proprio territorio, perché lo scopo è proprio quello di fare orientamento attraverso le radici e il territorio, e abbiamo visto come si impegnano tanto e scoprono veramente, fanno ricerca. Dicevamo stamattina a Ricci, la ricerca azione può tranquillamente partire dalle scuole perché viene in modo approfondito e impegnato. Orazio Di Stefano, presidente dell'Associazione Sociologi d'Abruzzo, ma si interessa anche delle biodiversità. Oggi è una giornata per le biodiversità e quindi si parla sia dei borghi ma anche delle biodiversità. Sì, perché proprio come sociologi abbiamo proposto e sviluppato un percorso di studio sulla biodiversità nelle scuole dell'Abruzzo e del Molise, e tutto questo percorso durato 22 settimane in cui hanno studiato i ragazzi 22 prodotti biodiversi si chiude proprio oggi qui a Fornelli con questa rievocazione in cui le famiglie nobili impersonate dalle scuole aderenti donano al re Carlo III di Borbone i prodotti della terra, i prodotti della biodiversità, i prodotti del territorio, chiaramente volendo far capire che erano meglio i prodotti prima, che non erano allevati o coltivati intensivamente, che adesso, ma i bambini l'hanno capito. Che sono poi questi prodotti una ricchezza dei borghi? Dei borghi e del territorio, certo, dei borghi, perciò ha coinciso la giornata finale del progetto biodiversità con la giornata dei borghi d'Italia qui a Fornelli.
vicoli con balconi fioriti, muri che raccontano la storia, anziani che mantengono vive le tradizioni e le bandiere, quelle dei borghi che sventolano da ogni parte. I piccoli centri sono come scrigni che in queste giornate di festa si aprono al passaggio di tanti sindaci con le fasce tricolori che li attraversano sotto gli occhi curiosi di residenti e visitatori. Un segnale importante che passa da borgo a borgo. Siamo una forza, quella attrattiva per turisti e per chi, lontano dalla sua terra, vuole tornare a viverci.